C'è questo amico mio, di Frosinone, che si è iscritto a una gara d'appalto per le pulizie. La deve vincere lui. Ci hanno revocato l'appalto. Avevamo il massimo del punteggio. Questo è l'Italia, il merito, sai dove se lo schiaffa? Alla faccia di chi ce l'ho male. Alla faccia. Siamo diventati poveri. Poverissimi. Te posso dire una cosa? Vedi. A te la grande bellezza te fa una pippa. Sì, te meriti il David. E chi è sto David? Il David di Donatello. E allora cosa dobbiamo fare? Dobbiamo reagire. E questa è la coppia che ci hanno mandato Giabbi e Marlon per sostituirli. A forza di stare in Italia, sti filippini oramai sono diventati come noi. Una truffa? Sì, una truffa che possiamo fare anche noi. Ci vorrebbe una banda. Mi chiamo Vittorio Emanuele, né? Mi manda Herr Müller per accompagnarvi in banca. Questa è Demetra, la manicura che deve fare la parte della zoccolona. Sei sicuro che ti faceva solo le mani e non qualcos'altro? Li mortacci sua. Come li mortacci sua? Ma non sei torinese? Bella, fratello. Ma come parla questa? Lì abbiamo riservato la suite Guglielmo Hotel. E mondo sta sto hotel? Qual hotel? E il Guglielmo Hotel, ando sta? Sonnifero già fatto effetto. Il nome in codice del vostro conto. Sti cazzi. No. No, dico sti cazzi, non mi viene in mente niente. E di destra? Di destra. Di sinistra? Di sinistra. Ma non esiste più né destra né sinistra, sono concetti vecchi, passati, dai. Ma come che è partita? Napoli-Roma, Antonio, ma non lo segui il calcio? No, non sono tifoso. Guarda, l'arbitro annulla il gol della Roma. Ma allora sei tifoso? Sono cresciuto in curva B, dottor. O Napoli smagnò ancora.